Capitolo 2, parte quinta. Partito dalle grotte di Maharvidastat Vallabhava, vivevo di nuovo come un mendicante errante. L'inverno stava per terminare. Il sole brillava più caldo, le giornate diventavano più lunghe e le gemme primaverili cominciavano ad apparire sui rami. Un giorno, mentre camminavo lungo un sentiero nella foresta in direzione nord, arrivai a Lakshman Julan, un lungo ed alto ponte sospeso che attraversava il Gange. In piedi, sul ponte che ondeggiava dolcemente, contemplavo il Gange che scendeva dall'Himalaya, ornato su entrambi i lati da templi, ashram e rishi che svolgevano i loro rituali. Poi attraversai il ponte, proseguii lungo un sentiero polveroso e poi nella foresta. Improvvisamente mi gelai, incapace di sostenere l'agghiacciante spettacolo che avevo di fronte. Persone che morivano, alcuni nudi, altri vestiti di stracci, e si lamentavano in agonia. I loro volti erano deformati e avvizziti, i nasi consumati, le mani e i piedi storpiati con moncherini insanguinati al posto delle dita delle mani e dei piedi. Erano emaciati dalla fame e c'erano persone distese in buche nella terra che fungevano da letti e coprivano i corpi con coperte di terra per ripararsi dal freddo. Tutti mi chiedevano l'elemosina con i loro sguardi disperati. Ero sconvolto. Mi ero imbattuto in una colonia di lebbrosi. Dozzine di lebbrosi mi circondarono urlando «Bakshish! Bakshish! Bakshish!». Premendo i loro corpi contro il mio, mi mettevano le mani monche e insanguinate davanti al viso, chiedendo la carità. Ma io non avevo nulla da dare e, imprigionato da una parete di carne putrefatta, non potevo muovermi. Si rifiutavano di lasciarmi andare. «Bakshish! Bakshish! Bakshish!». La folla si strinse così tanto attorno a me che quasi soffocavo. Non riuscivo a scappare da quel fetore di alito, sudore e carne putrida. «Bakshish!» urlavano. La mia mente annaspava nella confusione presa dall'indecisione. Da una parte ero infuriato per essere stato bloccato. Dall'altra ero impietosito e comprendevo che il loro stato di sofferenza giustificava quel comportamento. Passarono 20 infiniti minuti. Angosciato, cercai di affrontare la situazione. La lebbra è contagiosa, pensavo. Sono forse destinato a soffrire e morire con loro. Mi lasceranno andare. Urlando «Bakshish», i lebbrosi si strattonavano tra di loro in una disperata schermaglia. I loro occhi bruciavano i miei con sguardi angosciosi. Alla fine mi perquisirono per cercare qualcosa di valore. Erano determinati a prendere con la forza ciò che io non stavo dando. Quando realizzarono che non avevo niente, si allontanarono. Con un profondo respiro, feci alcuni passi, ma mi fermai di colpo. Vidi una donna anziana, vestita di cenci, con il naso consumato e la carne putrefatta sul volto deformato. Era stesa a terra, sofferente. I nostri occhi si incrociarono e ci fissammo. Nei suoi occhi lucidi di lacrime sentii il tenero amore di una madre, un affetto vero e raro. Non voleva niente da me, desiderava solo che aprissi il mio cuore per ricevere l'amore che tanto desiderava dare a qualcuno. Era bella, giunse le mani senza dita, in un gesto di rispetto, e poi stese la mano malata per benedirmi. Tutta la paura di essere contaminato fu distrutta dal suo affetto. Mi precipitai al suo fianco e misi la testa sotto la sua mano per ricevere la benedizione. «Che Dio ti benedica, figlio», pregò. «Che Dio ti benedica,
Alzai lo sguardo e vidi che il suo viso era illuminato da una gioia sovrannaturale, la gioia del dare. Piansi. Sentivo che la prova che avevo superato era un piccolo prezzo per questa indimenticabile benedizione. Camminando oltre, trovai un posticino vicino al fiume e guardai la corrente impetuosa. Cercai di vedere sotto le onde spumeggianti, ma non riuscivo a vedere sotto la superficie, nelle profondità misteriose. Benché quella donna fosse afflitta da una malattia detestabile, sotto la superficie era un'anima meravigliosa, che voleva solo amare ed essere amata. Nella mia contemplazione estesi l'analogia. Oggi il fiume mi sta insegnando che abbiamo la tendenza a giudicare gli altri dalle apparenze esterne e a trovare solo i loro lati negativi. Ma se cerchiamo più in profondità, scopriremo che una miriade di altri aspetti si mescolano per creare la natura di una persona. I difetti che percepiamo sono solo l'effetto delle circostanze, la risposta psicologica ad un trauma, agli abusi, al rifiuto, al cuore spezzato, all'insicurezza, alla sofferenza, alla confusione o alla malattia. Pensai alle persone che mi avevano quasi ucciso ad Istanbul, ai razzisti che odiavano i neri durante il movimento dei diritti civili, alle persone che mi avevano maltrattato per i miei capelli lunghi e perfino a me stesso, che avevo giudicato la generazione contro la quale mi ero ribellato, pensando che i vecchi sbagliassero ad essere così preoccupati dei soldi e della sicurezza, quando in realtà avevano vissuto la Grande Depressione, un duro momento che io non potevo comprendere. Se comprendiamo la causa che sta dietro a quello che noi pensiamo essere sbagliato in qualcuno, invece di odiare, saremo compassionevoli. Non è forse ogni anima intrinsecamente buona? Una persona santa odia la malattia, ma ama il malato. Decisi di lasciare Rishikesh e di viaggiare verso nord, sulle alture dell'Himalaya. A Dev Prayag incontrai un uomo le cui caratteristiche sono rimaste, per sempre, impresse nel quadro della mia memoria. In una fredda mattina, mentre le stelle si affievolivano e il nuovo giorno iniziava, scendevo dalla montagna, in un posto dove convergevano i fiumi Bhagirathi e Alaknanda. Da qui in poi, il fiume è chiamato Gange. Il canto del fiume, in quel luogo, era tumultuoso. Mi immersi nelle acque, inconsapevole della potenza della corrente. Appena feci un passo, la corrente impetuosa trascinò con violenza il mio piede e mi trascinò via verso le rapide infide. Proprio in quel momento, un uomo dalla struttura forte, che per caso stava facendo il bagno proprio a fianco a me, mi afferrò il braccio con una stretta come una morsa, tirandomi verso di lui e sulla riva del fiume. Poi, il mio salvatore mise il palmo della mano destra sul mio capo e con grande sentimento recitò una serie di mantra per la mia protezione. Questo fu il mio primo incontro con Kailash Baba. Era un uomo santo che poteva avere sui 60 anni, dalla corporatura potente e i capelli grigi, arruffati, che raccoglieva in una crocchia sulla testa. Quando li scioglieva, arrivavano fino a terra. Erano decine di anni che non si tagliava neanche un pelo dal corpo. Aveva il viso squadrato, grandi occhi scuri, gli zigomi pronunciati e la bocca con tutti i denti, una cosa rara da vedere tra i vecchi sadhu. Indossava un unico pezzo di stoffa trapuntata che si stendeva dalle spalle fino ai piedi. Portava con sé un tridente di ferro con un tamburo d'amaru legato in alto. Il tamburo aveva due facciate di pelle, ognuna di circa 30 cm di diametro. Tra le due facciate pendeva una palla legata con una corda. Quando il baba lo scuoteva,
La palla rimbalzava da una parte all'altra, percuotendo forte il tamburo. Una ciotola di metallo per l'elemosina e una vecchia coperta erano le uniche altre cose che possedeva. Kailash Baba fu il primo ad insegnarmi come sopravvivere da asceta errante. Durante le fredde notti dormivamo sulle colline, spesso guardando dall'alto di un fiume. Una notte mi offrì la sua coperta e benché io avessi rifiutato di prenderla la prima volta, lui insistette. Per molte notti dormimmo sotto la stessa coperta. Mi insegnò come ci si procura il cibo e le medicine, riconoscendo le radici, i frutti e le foglie commestibili della foresta. Mi accompagnava nei villaggi, istruendomi sul comportamento adeguato con il quale un sadhu chiede rispettosamente l'elemosina. Diversamente dall'Occidente, nelle campagne indiane, vivere mendicando, per i religiosi, è considerato un modo di vivere onorabile, in quanto le persone ricevono molto dai sadhu, che servono dando l'elemosina. Dato che Kailash Baba era una persona così elevata, anche io sentivo che si trattava di un'attività molto elevata. Mi insegnò a sopravvivere con i fiocchi di riso spezzato e schiacciato. Poiché era il cibo più economico, qualunque venditore di cereali lo offriva volentieri e poiché non va a male, può sfamare una persona nella foresta per settimane. Tutto ciò che è richiesto per farne un pasto è aggiungerci un po' d'acqua del ruscello. Mi insegnò anche come lavarmi i denti con i ramoscelli dell'albero di Nim e la pelle con il fango del letto del fiume. A parte le lezioni su come mangiare e pulirmi, mi insegnò a rispettare non solo i fiumi sacri, i templi, gli alberi, il sole, la luna e il fuoco sacro, ma anche i serpenti, gli scorpioni e gli animali selvaggi. Non parlava inglese, ma sembrava avere un'abilità mistica nel trasmettermi le idee, in particolare l'idea che Dio si trova nel cuore di ogni creatura. Mi insegnò a vedere l'anima nel cuore di un serpente velenoso, per esempio, e a rispettare e onorare ogni creatura, concedendole i suoi spazi. E quando eravamo con altri sadhu, mi istruì sull'etichetta, a chi indirizzare i vari appellativi e come comportarmi quando mangiavo con loro. Viaggiando insieme, diventò sempre più come un padre per me e mi colmava di affetto, come se fossi veramente suo figlio. Nonostante non parlassimo, poiché c'era affetto nel cuore, la comunicazione trascendeva le barriere linguistiche. Attraverso un semplice gesto, indicando con un dito, con un sorriso o aggrottando le sopracciglia, mi insegnò tutto ciò che dovevo imparare. Agli occhi di uno spettatore poteva apparire un uomo enorme, spaventoso e disordinato, indurito dalle austerità, con il suo tridente di ferro. Ma io trovai in lui uno degli uomini più premurosi e gentili che avessi mai incontrato. Qualsiasi semplice cibo raccogliessimo, lui aspettava sempre che io fossi sazio prima di prenderne. Quando cercavo di insistere nel non voler mangiare prima di lui, mi sconfiggeva facilmente con il suo sguardo innocente. A dire il vero, ogni volta che mi guardava, i suoi occhi si riempivano di lacrime d'affetto. Quest'uomo, una montagna d'affetto, seppe conquistare l'amore del mio cuore come l'amico di una vita. Da lui e dalle altre persone che incontravo, ho cominciato ad imparare qualcosa in più sulle diverse manifestazioni di Dio e sulle divinità che costituiscono il pantheon delle religioni indù. Non sapevo esattamente come pormi di fronte a tutte queste divinità e alle numerose forme che assumevano. Era tutto piuttosto strano per me, ma potevo vedere il profondo amore e la devozione che queste manifestazioni ispiravano. La mia mente era aperta ed io ero desideroso di comprendere. Kailash Baba
Adoratore di Shiva, l'aspetto di Dio che presiede all'esistenza materiale e alla sua distruzione, recitava costantemente il mantra Om Namah Shivaya. Mentre camminavamo nella foresta, invocava i nomi del Signore Shiva. Jai Shankara! Hey Vishvanath! Hey Kedarnataji! Hey Umamata! Ogni volta che ci trovavamo con altri adoratori di Shiva, chiamati Shivaiti, cantavamo insieme. Quando il canto raggiungeva l'apice, Kailash Baba entrava in trance e suonava come un pazzo il suo tamburo Damaru, ad un volume quasi assordante. Quel suono rendeva i sadhu pazzi di gioia. Scuotevano forte le teste con i capelli incolti che ondeggiavano a destra e a sinistra. Alcuni battevano le mani, mentre altri saltavano in piedi eseguendo una danza mistica. Kailash Baba era molto riverito da questi sadhu erranti. Un vecchio asceta della foresta mi confidò che Kailash Baba poteva avere diverse centinaia di anni. Nessuno conosceva veramente la sua età. Possedeva poteri yogici sovrannaturali, con i quali curava gli ammalati e compiva atti prodigiosi. Circa 30 anni fa ho assistito ai suoi miracoli, mi disse l'uomo. Folle di persone andavano da lui adorandolo come un dio. Ma, mi disse, Baba realizzò che la vita divina non ha nulla a che fare con il potere e la fama. Fece voto di non parlare mai dei suoi poteri e di non mostrarli più. Non aveva né discepoli né un ashram, ma vagava solitario tra le foreste dell'Himalaya. Non fui sorpreso di apprendere che Kailash Baba possedeva grandi poteri yogici, ma ne fui molto colpito. Il suo temperamento e la sua devozione al suo percorso spirituale, però, mi colpivano ancora di più. Passavano i giorni e cominciai a percepire che Kailash Baba desiderava ritirarsi in solitudine. Non volevo imporgli la mia presenza e sapevo che era giunto il momento di andarmene. Inchinandomi ai suoi piedi, lo pregai di darmi le sue benedizioni. Baba rise di cuore e con gli occhi pieni di lacrime mi abbracciò con la forza di un orso e poi mi offrì le sue benedizioni recitando un mantra. Fui colpito sia dal suo inflessibile distacco che dalla dolcezza del suo cuore mentre mi diceva addio. Ci volevamo bene come padre e figlio, ma da sadhu erranti sapevamo che non ci saremmo mai più rivisti. Questa sensazione dolce e amara di sviluppare relazioni di amicizia per poi andarsene e non rivedersi più faceva parte della vita che avevo scelto. Per me era difficile, ma il dolore della separazione manteneva la gioia della relazione viva nel mio cuore. Mentre mi voltavo e mi allontanavo da Kailash Baba, pregai di non dimenticarlo mai. E infatti non è mai successo. Fu in quel momento che condivisi le mie realizzazioni con la mia famiglia in una lettera. Cara famiglia, meglio vivere in povertà che vendere la propria anima per un vuoto palazzo d'oro. Meglio vivere da sconosciuto piuttosto che vendere l'anima per i vuoti e futili piaceri dell'ammirazione, del nome e della fama. Dove non c'è libertà interiore, non c'è vita. Meglio morire immediatamente piuttosto che essere privati della ricerca degli ideali della propria vita. Ho fatto quelli che considero studi di incalcolabile valore con grandi uomini nei luoghi d'Oriente. Questi studi, per favore, cercate di comprendere, prendono molto tempo. A malapena ho cominciato ad accostarmi all'inizio di questo vasto studio. Sono un egoista, sono ignorante e cieco della verità. Forse sono nel punto più distante da Dio. Ecco perché uno sciocco come me necessita di tanto tempo
per vedere la luce di beatitudine della suprema verità che brilla dentro voi e me. Con amore, Richard.